innanzitutto parto da dei ringraziamenti al professor Biscuso, Valerio Cacace, all'istituto in generale, non ringraziamenti puramente formali, perché per me è stato molto interessante comunque conoscere Socialismo in Barbarie, lavorare qui e anche trascorrere 3 mesi a Napoli per partecipare alla vita dell'istituto, quindi raccogliere anche stimoli che vanno al di là della rivista, però avere questa occasione, ovviamente ringrazio Davide che è venuto da Milano, credo, a discutere la mia relazione di oggi. Ora, il mio lavoro ha riguardato solo una rivista, Socialismo Barbarie, che diciamo ha una specificità di cui ho cercato di tenere conto nel mio lavoro, cioè a differenza di Esprit, per esempio, non è stata solo una rivista filosofica, è stata una rivista, è stato l'organo di orientamento rivoluzionario, così si chiamava, di un gruppo politico che è esistito in Francia tra il 49 e il 65, 67, 68 il gruppo, 65 la rivista, e che in qualche modo ha costituito un'esperienza seminale, sia perché del gruppo hanno fatto parte personaggi come Castoriadis, come Lefort, come Jean-François Lyotard, che poi sono divenuti particolarmente influenti, e sì, anche perché Socialismo Barbarie è stata una rivista decisiva che in qualche modo ha fatto da ponte tra quella che era la dissidenza antistalinista degli anni 30 e 40 e la nuova sinistra radicale che poi è emersa in Francia così come in Italia negli anni 60. È una rivista in qualche modo profondamente imbricata con quello che di solito si chiama il marxismo occidentale, cioè con una costellazione di pensiero che nasce da storia e coscienza di classe, che dopo la seconda guerra mondiale comprendeva autori diversi come Sartre, come Merleau-Ponty, come i teorici della scuola di Francoforte, poi per molti versi anche l'operaismo italiano, che in qualche modo rivendicava una continuità critica con Marx per contrastare tanto le forme di dominio esistenti nelle società capitalistiche quanto il socialismo reale, e che al tempo stesso ha piegato il discorso di Marx in direzioni nuove, messo a fuoco problemi che oltre che da Marx nascono in qualche modo da Weber, il problema del rapporto tra razionalità e dominio, tra autonomia e potere, tra ordine e conflitto. E Socialismo Barbarie appunto si può collocare in questo orizzonte con la specificità di non essere la riflessione di un singolo, ma di essere una riflessione che è stata portata avanti collettivamente e a contatto con la contingenza storica, anzi con una certa pretesa di, un po' naif se consideriamo i tempi, di operare nella contingenza storica come gruppo politico. Nel primo numero, nell'editoriale, il gruppo si presentava come la continuazione vivente del marxismo nella società contemporanea, che è un'espressione che fa un po' ridere, tenendo conto che si trattava di una dozzina di militanti che nel contesto del dopoguerra degli anni 50 erano un po' come il pasticcere trotskista isolato e calunniato su cui Nanni Moretti nei film degli anni 90 diceva di voler girare un musical, no? E quello di Socialismo Barbarie è stato un marxismo libertario, un marxismo consiliare, fondato su un punto decisivo, cioè l'idea che il conflitto di classe, la lotta tra sfruttati e sfruttatori nelle società contemporanee fosse venuto a coincidere con la divisione tra dirigenti ed esecutori, tra coloro che hanno la capacità effettiva di gestire il processo produttivo, di stabilire la ripartizione dei prodotti sociali, e coloro che sono semplicemente chiamati a svolgere un lavoro, a eseguire una mansione comandata. La simmetria esistente fra queste due figure, tra dirigenti ed esecutori, non può essere superata semplicemente statalizzando i mezzi di produzione, ma solo attraverso una democratizzazione effettiva di ogni settore della società, cioè realizzando delle forme di autogoverno diretto dei produttori. E la lotta per il socialismo, da questo punto di vista, viene identificata come una lotta per l'autonomia,
che deve restare viva, sono autonomia che deve funzionare come ideale in ogni momento del processo rivoluzionario, quindi prima, durante e dopo un'eventuale rivoluzione. Questo ovviamente impone una torsione eterodossa, quasi categoriale, della tradizione marxista, che nel tempo, nel corso dell'attività della rivista, viene progressivamente approfondita fino a mettere in questione le basi del discorso stesso di Marx. E ora, quello che io ho cercato di fare un po' nella mia ricerca, il filo conduttore che alla fine mi sono dato, è stato vedere socialismo barbarie come una sorta di esperienza esemplare nello sviluppo della teoria critica contemporanea, che in qualche modo ha anticipato la crisi a cui il paradigma marxista è andato incontro dopo gli anni 60, e ha anticipato l'emergere di una nuova prospettiva radicale che si può definire post-marxista, che sostanzialmente assume il carattere contingente, infondato e conflittuale della società come base per ripensare la politica e la trasformazione della società. Ora, quello che vorrei fare adesso è ripercorrere rapidamente la parabola della rivista e le diverse fasi della sua attività. E poi mettere a fuoco alcuni nodi teorici che però vanno compresi a partire dalle contingenze, dagli eventi, dai processi che in qualche modo hanno stimolato la riflessione collettiva della rivista, che appunto in quanto rivista teorica e gruppo politico non scindeva la teoria dalla prassi, non partiva da un insieme sistematico di tesi da preservare, ma in qualche modo ha rielaborato le proprie posizioni in base a quello che accadeva. E Socialismo Barbarie ha iniziato a esistere 70 anni fa, quest'anno curiosamente capita il 70° anniversario, il primo numero è della primavera del 49, ci sono 40 numeri che l'istituto possiede tutti, e una cosa importante da considerare è la struttura della rivista. In ciascun numero troviamo editoriali, troviamo saggi, troviamo degli articoli più teorici, ma troviamo anche delle sezioni, di solito chiamate le modal question, dei report sulla situazione internazionale, delle analisi della fase politica, delle notizie sulle lotte sociali nel mondo, e va segnalata l'importanza anche di questi articoli che in un certo senso costituiscono un punto di osservazione privilegiato su una serie di eventi che hanno segnato gli anni 50, e anche questo potrebbe essere un invito per futuri ricercatori. La rivista ha offerto delle testimonianze decisive, secondo me, sulle lotte, sulle forme di dissidenza che erano emerse in particolare nei paesi socialisti e anche sui movimenti anticoloniali, per esempio su quello algerino che era stato seguito in particolare da Lyotard. Per comprendere il punto di vista della rivista bisogna partire da quelli che erano stati i dibattiti sulla natura dello Stato sovietico, sugli esiti autoritari a cui era andato incontro il processo rivoluzionario in Russia, che fin dagli anni 30 avevano diviso il campo degli antistalinisti di sinistra. Ora, sarebbe interessante seguirli, diciamo, nel dettaglio. Ma anche troppo lungo, quindi quello decisivo sostanzialmente era capire se la dittatura di Stalin potesse essere considerata come una deviazione transitoria all'interno di un percorso comunque connotato in senso socialista, o se non si trattasse piuttosto di una nuova forma di dominio, analoga però a quella alla vecchia, alla forma di dominio borghese. Trotsky e i suoi seguaci prima della seconda guerra mondiale erano stati in qualche modo propensi a sostenere la prima ipotesi, quindi critica al tradimento di Stalin, ma al tempo stesso fiducia nel carattere socialista della rivoluzione, nella capacità del proletariato mondiale di raddrizzare le cose. Dopo la seconda guerra mondiale, per Castoriadis, per Leforte e per altri gruppi della dissidenza trotskista, il consolidarsi del potere sovietico, l'estendersi dell'influenza russa sull'Europa orientale rendeva impossibile considerare lo stalinismo solo come un'involuzione momentanea. Castoriadis diceva che la sigla URSS conteneva una menzogna per lettera, non si trattava di
un'unione di repubbliche e una dittatura, non si trattava di uno Stato in cui i soviet avevano un potere reale e soprattutto non si trattava di socialismo ma di un sistema fondato sullo sfruttamento nel quale una nuova classe burocratica si appropriava per conto dello Stato del plusvalore estorto alle masse lavoratrici, esattamente come i vecchi capitalisti. Se a un certo punto Kojève aveva considerato l'American Way of Life come l'esempio della condizione post-storica e aveva visto i russi come degli americani ancora poveri, il socialismo barbari diceva esattamente il contrario, cioè il sistema sovietico per certi versi sembrava portare all'estremo la tendenza alla concentrazione del capitale, alla razionalizzazione tecnico-organizzativa, all'intensificazione del ritmo dello sfruttamento del lavoro che già Marx aveva considerato intrinseca al capitalismo. Ma quello che è importante, diciamo, è che fin dai primi anni la rivista aveva cercato, opponendosi ai partiti stalinisti alla sezione filosovietica del movimento operaio, di elaborare un quadro teorico unitario che permettesse di considerare, di criticare tanto i regimi dell'Est quanto quelli dell'Ovest come due espressioni della stessa tendenza storica, che è appunto una tendenza iscritta in quella che era stata poi l'evoluzione del capitalismo. Marx aveva visto il capitalismo nella sua fase liberale, sostanzialmente, nella fase contemporanea, in quel tempo, nella fase dell'industria fordista, la proprietà delle imprese si era separata sostanzialmente dalla loro gestione, la produzione era meno dipendente dal ruolo delle borghesie nazionali e dei singoli capitalisti, sempre più affidata a nuove figure di manager, di tecnici, di burocrati, e lo Stato svolgeva un ruolo sempre più centrale nel coordinamento dell'economia. Le stesse organizzazioni tradizionali della classe operaia erano sempre più coinvolte nella gestione del sistema, tanto l'Est quanto ad Ovest. Ora, l'analisi del capitalismo di quel tempo consentiva di gettare luce sulle mistificazioni del socialismo reale, la critica dello stalinismo permetteva di gettare luce sui caratteri, sulle contraddizioni delle forme di direzione burocratica che sembravano affermarsi anche nell'Occidente. E anche il confronto tra i due blocchi, la guerra fredda, appariva come la fase finale delle dinamiche imperialistiche descritte da Lenin, destinata a sfociare immediatamente in uno scontro militare catastrofico, a meno che l'iniziativa del proletariato non fosse riuscita a trasformare l'eventualità della guerra in occasione rivoluzionaria, perciò o il socialismo vero o la barbarie. E questa previsione drastica risulta ovviamente, fortunatamente smentita, però risulta comprensibile se contestualizzata nella fase iniziale più acuta della guerra fredda, tra il colpo di Stato comunista a Praga e il blocco di Berlino, la guerra di Corea, la corsa alle armi nucleari e la caccia alle streghe macartista. Quindi il gruppo vedeva che in qualche modo le democrazie liberali avrebbero dovuto in qualche modo diventare sempre più autoritarie, il socialismo sovietico avrebbe dovuto sempre più comprimere il ruolo dei lavoratori è sempre più entrare in economia di guerra, alla fine lo scontro sarebbe stato inevitabile. Con la morte di Stalin e la fine della guerra in Corea, il rischio di questo scontro catastrofico si era in qualche modo allontanato e questo aveva aperto una nuova fase in cui il socialismo barbarie aveva in qualche modo seguito il ritmo dei conflitti sociali esplosi su entrambi i lati della cortina di ferro. Il numero 13 del 54 è quasi tutto dedicato alla rivolta di Berlino Est e alle ondate di scioperi avvenute in Francia nel 53, e i numeri 18 e 19 del 56 danno spazio alle ondate di scioperi che avevano interessato la Francia, i porti inglesi e l'industria automobilistica americana, e anche al nuovo corso del regime sovietico. C'è un bell'articolo di Le Fort sul totalitarismo senza Stalin. I numeri 20 e 21 sono centrati sulla rivoluzione ungherese e su quello che sta, su movimenti analoghi che stavano emergendo in Polonia. E tutte queste lotte avevano in qualche modo riaperto la dialettica politica,
sembravano apparire delle crepe nei diversi apparati di potere esistenti nei due blocchi. Ed è importante notare che, diversamente da molti osservatori del tempo, sia osservatori in qualche modo liberali, sia osservatori comunisti, che davano ovviamente valutazioni opposte, ma vedevano nelle rivolte che erano scoppiate ad est in qualche modo o delle richieste di instaurare dei regimi liberal-democratici di tipo occidentale o delle proteste nazionalistiche reazionarie contro le rivoluzioni comuniste. Socialismo Barbari vedeva in queste rivolte, in particolare nella rivolta ungherese, delle mobilitazioni rivoluzionarie, qualcosa che in qualche modo faceva esplodere un conflitto di classe antiburocratico che covava nelle società dell'est e dell'ovest e che era volto alla riappropriazione diretta dello spazio politico da parte delle masse lavoratrici, quindi che andava nel senso di una nuova organizzazione della società. Penso che siano stati veramente pochi gli osservatori in quegli anni a cogliere questo elemento. Una era stata Hannah Arendt, per esempio, che il socialismo guardavi è stata decisiva nel pubblicare testimonianze anche dei provenienti dall'Ungheria, e in un momento in cui questa rivoluzione era in qualche modo non adeguatamente compresa da nessuna delle forze in campo. E per Socialismo Barbari, quelle che erano le forme di dissidenza dell'Est trovavano una sorta di corrispondenza nelle lotte dei lavoratori dell'Ovest, che mettevano in campo forme di organizzazione autonoma dei partiti e dei sindacati ufficiali, proclamavano scioperi selvaggi, pretendevano di partecipare in prima persona alle contrattazioni, contestavano la disciplina di fabbrica e le forme di organizzazione del lavoro e le differenziazioni salariali, invece di limitarsi a chiedere semplicemente migliori condizioni economiche. Per Socialismo Barbari si trattava di un ciclo di lotte, quindi radicali e democratiche, che imponeva di ripensare la natura del soggetto rivoluzionario, gli obiettivi della lotta e i contenuti del socialismo. Qui abbiamo altri articoli fondamentali di Castoriadis, in cui in qualche modo Castoriadis dice che l'idea, il contenuto del socialismo deve essere in qualche modo anticipato. Non si può fare la rivoluzione senza avere un'idea precisa di quello che sarà la società socialista, ma questa società socialista poi fondamentalmente è una società che mantiene costantemente aperta la dinamica istituente, lascia uno spazio continuo di intervento da parte delle masse, non distingue tra una democrazia tra la democrazia come forma politica e la democrazia come autogestione della produzione e della società. Dopo questa seconda fase, in qualche modo calda, abbiamo una terza e ultima fase di Socialismo Barbari, che nasce nel confronto con una nuova congiuntura politica. Le rivoluzioni a est, come noto, sono state immediatamente represse, gli scioperi e le rivendicazioni che c'erano state a ovest, le mobilitazioni che erano avvenute in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, non avevano avuto nessuno sbocco rivoluzionario. Dopo la fine degli anni 50, in qualche modo, la rivista ha dedicato meno spazio alla situazione dei paesi dell'est per concentrarsi di più sulle lotte anticoloniali, anche se la rivista non aveva una posizione terzomondista, però era interessata a cogliere la novità rappresentata da queste lotte, e aveva appoggiato la lotta di indipendenza algerina, anche se non aveva fiducia nel fatto che l'instaurazione di uno Stato indipendente portasse automaticamente a uno sbocco rivoluzionario. Si era interessato a quelli che erano stati i contraccolpi della lotta di indipendenza algerina in Francia, cioè la crisi della Quarta Repubblica e l'ascesa al potere del generale De Gaulle, a cui la rivista aveva dedicato due numeri interi, perché entro il 25 e il 26, più altri articoli usciti in seguito. E diversamente, anche lì si vede la posizione particolare del socialismo barbari rispetto a quella che era la sinistra francese maggioritaria. Il Partito Socialista, il Partito Comunista Francese, ha mantenuto una posizione ambigua sull'Algeria, e
in qualche modo la classe operaia francese si era divisa tra lavoratori francesi e lavoratori migrati, le posizioni più radicali erano emerse tra gli studenti, non nel movimento operaio. Al tempo stesso la trasformazione istituzionale iniziata da De Gaulle non aveva era stata in qualche modo osteggiata dal partito di sinistra, considerata come un tentativo di colpo di stato fascista, mentre la classe operaia assolutamente non si era mobilitata in difesa della Quarta Repubblica. Il socialismo barbarì non aveva visto l'ascesa al potere di De Gaulle come un colpo di stato reazionario, piuttosto come un tentativo di modernizzazione dall'alto dello stato francese, che riduceva in qualche modo gli spazi tradizionali d'azione della classe operaia, però non aveva trovato appunto vere e proprie opposizioni nella società, solo opposizioni da parte dei partiti. In generale, all'inizio degli anni 60, la rivista aveva dovuto fare i conti con il fatto che nei paesi più sviluppati, grazie al compromesso keynesiano, il capitale era riuscito a far fronte alle crisi generate dalla sua evoluzione spontanea e a integrare nel sistema le rivendicazioni della classe operaia attraverso un aumento del livello dei salari e anche del livello occupazione, che però non aveva determinato perdite catastrofiche sul piano dei profitti o della produttività, al contrario aveva determinato l'avvento della società affluente, eccetera. E ciò smentiva la tesi marxista secondo cui i rapporti di produzione capitalistici alla lunga sarebbero stati incapaci di soddisfare le rivendicazioni della classe operaia, generando un crescente inserimento, una crescente polarizzazione sociale e una caduta dei profitti. E per cui abbiamo insomma quella che negli stessi anni Marcuse aveva descritto come una società a una dimensione, in cui i problemi dell'autonomia, dell'autogoverno restavano centrali nel momento in cui le logiche della razionalizzazione capitalistico-burocratica, la logica di quello che gli operaisti italiani chiamano il neocapitalismo, sembrano espandersi ovunque, emergevano lotte e istanze di tipo nuovo fuori dalla sfera strettamente produttiva, tra gli studenti, tra i giovani, tra le donne, e la rivista negli ultimi anni aveva iniziato a guardare queste nuove soggettività, ma al tempo stesso le classi lavoratrici apparivano sempre meno combattive e il quadro sociale appariva pervaso da processi di crescente privatizzazione e spoliticizzazione, per cui tenere insieme la riflessione teorica e l'attività politica diventava sempre più difficile, e questo aveva portato alla fine Socialismo Barbarie a chiudere pubblicazioni, sostanzialmente adducendo questa difficoltà di per una rivista che era nata con una precisa finalità di intervento politico, non voleva semplicemente fare teoria per la teoria, di continuare a esistere in un momento in cui l'attività teorica sembrava essere diventata fine a se stessa. L'anno dopo scoppia il 68, sarebbe potuta essere un'altra storia, Socialismo Barbarie da quel momento in poi ha avuto in qualche modo una fortuna postuma, che però la sua vita come rivista era finita. Allora, questa è quanto tempo ho impiegato? Un bel po'. Comunque, prendi gli altri 5 minuti. Sì, ma volevo cioè, ci vediamo tutto il tempo. Fai il tuo discorso, fai il tuo ragionamento. Comunque, già da questa esposizione schematica si capiscono un po' quali sono i punti teorici salienti della rivista, che la critica del socialismo reale connessa all'analisi dei processi di governo e di direzione esistenti nelle società contemporanee, la ricerca di una potenziale autonomia della soggettività rivoluzionaria impresa diretta con quelle che erano state le mobilitazioni sociali degli anni 50, e la ridefinizione dei contenuti del socialismo e della teoria rivoluzionaria. Questi sono in qualche modo le macro aree, i macro problemi della rivista. Io volevo a questo punto concentrarmi un po' più dettagliatamente su alcune delle tesi fondamentali che la rivista ha portato avanti. Innanzitutto la ridefinizione del rapporto di classe a partire dalla distinzione tra dirigenti ed esecutori. Questo è un punto importante, perché questo spostamento sostanzialmente mette
in secondo piano, già fin dall'inizio, le dinamiche oggettive del capitale a vantaggio di un elemento prettamente politico, cioè la critica dello sfruttamento si traduceva in critica della dominazione. Ciò non significava, almeno nella prima fase, abbandonare l'idea classica della tradizione marxista, cioè l'idea della negazione determinata, e la possibilità del rovesciamento rivoluzionario era ancora pensata in termini sostanzialmente dialettici, nel senso che come aveva detto Castoriadis, il capitale funziona come un individuo nevrotico che può realizzare i propri intenti solo attraverso degli atti che li contraddicono. La macchina capitalistica tende a trasformare il lavoro umano in pura esecuzione, al tempo stesso però non può veramente ridurre i lavoratori a semplici ingranaggi, perché ha bisogno per funzionare delle loro facoltà umane. Da qui, in qualche modo, il capitalismo porta avanti una razionalizzazione irrazionale, cioè uno sviluppo delle forze produttive che però non può contare sulla reale cooperazione dei produttori, anzi al contrario deve imporre costantemente dei piani di produzione, delle norme che sviliscono la creatività del lavoro e devono essere continuamente trasgredite e riadattate proprio per garantire la riuscita della produzione capitalistica. Quindi in qualche modo abbiamo l'idea del fatto che il capitalismo produce una tendenza all'astrazione, alla reificazione, che è sempre destinata a scontrarsi con l'impossibilità di padroneggiare completamente il lavoro vivo, con le azioni anche minime di resistenza che sono condotte dai lavoratori dentro gli apparati di produzione, dentro la fabbrica, e che a muovere il sistema sia essenzialmente il conflitto immanente che lo attraversa. Questa è una tesi che poi non sarà priva di nessi con l'interesse che Lefort ha avuto in seguito per Machiavelli. La crisi del capitalismo non dipende tanto dalle tendenze economiche che sono intrinseche, tendenze economiche oggettive, ma dall'azione, dal grado di consapevolezza degli sfruttati, e questo ovviamente rende decisivo interrogarsi sulla soggettività che si definisce all'interno del conflitto di classe. E anche perché, su questo la faccio un po' più breve, per Socialismo Barbarì in qualche modo il movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti non può essere appaltato a una avanguardia dei rivoluzionari di professione, non può che scaturire dall'azione diretta delle masse. E la rivista aveva preso le distanze dalla concezione leninista e anche da chi riteneva, come faceva Sartre in quegli anni, che fuori dal partito la classe si riducesse a una serie di individui incapaci di superare la propria particolarità, di formarsi una coscienza politica e una capacità di agire efficace. In realtà, nell'ottica della rivista, in qualche modo riprendendo poi quelle che sono state alcune intuizioni di Marx, la classe lavoratrice costituisce già nella società capitalistica il motore della produzione, il nervo di una diversa società, non è una massa di subalterni completamente schiacciati dallo sfruttamento e dall'alienazione, non è semplicemente la personificazione economica del lavoro salariato che entra in contraddizione con le logiche oggettive del capitale. E, ovviamente i proletari non possono semplicemente identificarsi col proprio ruolo perché per lottare contro il sistema devo prendere le distanze da se stessi e dalla propria condizione, quindi è necessario un processo di soggettivazione politica, ma questo processo non può essere indotto dall'esterno, deve nascere dalla base, deve nascere dal modo in cui i lavoratori vivono e percepiscono quotidianamente la propria condizione, e questo è al centro, diciamo, di uno dei saggi più belli che la rivista ha pubblicato, che è l'esperienza proletaria di Lefort. Qui Lefort, prendendo da una nozione di esperienza, insomma, dalla riflessione di Merleau-Ponty, parte dall'idea che bisogna comprendere come i lavoratori concepiscano se stessi, il proprio ruolo, la propria condizione, la propria potenzialità all'interno di uno spazio in cui determinazioni oggettive ed elementi soggettivi si incrociano, e
e come questa, una coscienza di classe emerga, anche se in modo frammentario, in modo embrionale, fin dall'attività quotidiana dei lavoratori. Ovviamente per rendere politica questa potenzialità occorre innanzitutto dar voce dal punto di vista storico e sociale dei lavoratori, occorre restituire la loro attitudine nei confronti del lavoro dall'interno, occorre dare testimonianza del modo in cui i lavoratori stessi percepiscono la loro condizione senza passare attraverso il vaglio dei discorsi delle organizzazioni politico-sindacali che proponevano di rappresentarli, facendo un lavoro in qualche modo di inchiesta, d'inchiesta militante, una raccolta di testimonianze, di narrazioni operai che poi Socialismo Barbariera è riuscito a portare avanti in forma alquanto limitata, visto che erano 12, aveva pubblicato sulla rivista alcuni contributi, e aveva creato un foglio in qualche modo collegato a Socialismo Barbariera che si chiama Tribune Ouvrière, che doveva essere un giornale scritto direttamente dagli operai. Quello che però è significativo, diciamo, l'elemento originale, forse ancora più che la teoria della crescente burocratizzazione del capitalismo, è proprio questa idea del proletariato che viene riconosciuto come protagonista della propria storia e detentore di una capacità di dar forma alla vita sociale, anziché limitarsi a subire lo sfruttamento. C'è in questo, insomma, una prospettiva profondamente umanista, un'interpretazione profondamente umanista del marxismo da parte della rivista. In questa prospettiva il socialismo avrebbe dovuto avere come prima finalità quella di dare senso alla vita e al lavoro degli uomini, permettere alla loro libertà, alla loro creatività di spiegarsi, creare nuovi legami tra individuo e società, ma l'iniziativa di una nuova società, l'iniziativa rivoluzionaria e la gestione della nuova società sarebbe dovuta aspettare innanzitutto alle masse lavoratrici, non a un partito dall'esterno. Ora, questi sono, diciamo, i due elementi fondamentali della lettura eterodossa del conflitto di classe nelle società contemporanee che è stata data dal socialismo Barbarì, che, come dicevo all'inizio, nel corso degli anni è stata poi progressivamente realizzata. Si può dire che il socialismo Barbarì abbia portato l'eresia marxista fino al suo punto limite, fino a poi farla trapassare in qualcos'altro. Di questa concezione eterodossa del conflitto di classe, diciamo, vorrei evidenziare due poi conseguenze decisive. La prima riguarda il problema dell'organizzazione, che aveva costantemente attraversato la storia della rivista, ovviamente con poco significato finché si trattava di 12 persone, ma poi era divenuto esplosivo quando nel corso degli anni 50 il gruppo aveva cominciato a crescere relativamente, erano arrivati nuovi aderenti, e tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 il gruppo si era abbastanza allargato. Allora a quel punto si era posto il problema di come se e come trasformare la rivista in una vera e propria organizzazione politica, e su questo si era determinato una scissione poi tra castoriadisti da un lato, che era rimasto il socialismo Barbarì con il grosso dei membri, e le FOR dall'altro, che invece aveva poi abbandonato la rivista e il gruppo. Questo livello sull'organizzazione è interessante perché in un certo senso rivela poi quella che è sempre stata la differenza fondamentale di prospettive tra Castoriadis e Le Fort, nel senso che diciamo, entrambi ritenevano che il ruolo dell'organizzazione non potesse essere quello di dirigere dall'esterno la classe lavoratrice, ma soltanto quello di fornire strumenti, di rendere sempre più coscienti e visibili i germi, le potenzialità dell'azione di massa che il proletariato doveva portare avanti, mettere in connessione pratiche e istanze di classe, ma non quello di fornire
in qualche modo un'avanguardia, una guida esterna, un ruolo di dirigente esterno. Tuttavia per Castoriadis un partito rivoluzionario dotato di un programma specifico era necessario, benché dovesse essere caratterizzato in modo democratico, antigerarchico. Mentre per Lefort anche questo tipo di organizzazione rischiava di degenerare nel senso burocratico. E quindi diciamo, Lefort, dopo essere uscito dalla rivista, ne era fondata un'altra che voleva essere innanzitutto un organo di informazione e di discussione, ma non un organo direttamente politico. E in seguito Lefort avrebbe sviluppato a partire da questa idea, ponendo l'enfasi sul fatto che la società è originariamente divisa, in qualche modo una nuova prospettiva, una nuova concezione della democrazia come regime, forma politica che mantiene aperta la divisione del sociale, mantiene vuoto il luogo del potere. Per Castoriadis più importante di questo forse è invece l'aspetto, l'elemento rivoluzionario che è implicito nella politica democratica moderna, nella istanza moderna di emancipazione, che non è tanto, non è soltanto il fatto che il potere, che il luogo del potere sia un luogo vuoto, non saturato, ma il fatto che in qualche modo la democrazia sia sempre aperta a una dinamica istituente, quindi in qualche modo la democrazia come qualcosa che mantiene aperta una dinamica rivoluzionaria. Castoriadis non ha mai rinunciato a parlare di rivoluzione, mentre invece Lefort a un certo punto è arrivato a una accettazione della democrazia liberale. E per Castoriadis la rivoluzione è necessaria perché quello che conta è la possibilità di ridefinire l'immaginario politico, di avere una costante creazione e trasformazione, una critica costante dell'eteronomia, diciamo, la rivoluzione è l'opposto del there is no alternative. E questa posizione, che poi Castoriadis porterà avanti tutta la vita, è collegata anche a una seconda conseguenza, diciamo, a una seconda radicalizzazione di quella che è l'eterodossia di Stéphane Barbary, che è in qualche modo legata alla messa in evidenza, anzi all'enfatizzazione dell'antinomia di fondo implicita nella prospettiva rivoluzionaria inaugurata da Marx. Cioè, da un lato l'idea, la necessità di prevedere il corso storico, di avere una concezione della storia della società come totalità, dall'altro il fatto che una trasformazione e una messa in discussione dell'esistente non può che richiedere un salto, qualcosa che un inizio, qualcosa che non può essere dedotto dalla totalità, che non può essere previsto dalla teoria e che dunque in qualche modo apre uno scarto, una crepa nella teoria stessa di Marx. E da questo punto di vista, a partire dai primi anni 60, Castoriadis ha sostanzialmente abbandonato il marxismo, però portando all'estremo questa divaricazione tra un elemento in qualche modo scientifico, sistematico, presente in Marx, e quello che Castoriadis chiama l'elemento rivoluzionario, cioè l'elemento dell'emersione della soggettività, appunto l'elemento dell'inizio che non può essere previsto o derivato all'interno del sistema. Ci sono in qualche modo questa messa in questione radicale di Marx nasce da quelli che sono in realtà gli assunti di Socialismo Barbary, cioè da alcuni elementi che la rivista aveva messo in luce fin dall'inizio: il fatto che il sistema capitalistico fosse mosso sostanzialmente
conflitto di classe, dall'impossibilità di rendere la forza lavoro un semplice ingranaggio della macchina produttiva. Questo significa che tutti gli elementi fondamentali che regolano il sistema, dalla durata della giornata lavorativa al tasso di sfruttamento, al tasso dei salari, alla ripartizione del prodotto sociale, al valore della forza del lavoro e dunque il livello della domanda, tutto quello che nel capitale serve per descrivere la dinamica del capitalismo e il passaggio al socialismo, in realtà è una serie di elementi che non possono essere determinati oggettivamente perché sono sempre la posta in gioco di un conflitto. Questo Marx lo sapeva bene, in realtà, però per Castoriadis Marx avrebbe in qualche modo occultato il carattere aleatorio, il carattere indeterminante che il conflitto porta con sé, preferendo cogliere i processi sociali come un insieme di nessi causali determinabili nel loro insieme. In Marx c'è un'attitudine scientifica che in qualche modo appunto viene in contraddizione, viene in conflitto con l'elemento rivoluzionario, ragione per cui alla fine per Castoriadis si tratta di sciogliere questa antinomia con un opt-out: o siamo marxisti o siamo rivoluzionari. Se vogliamo essere rivoluzionari, non è possibile tenere insieme i due lati che coesistono nel discorso marziano. Se vogliamo restare fedeli all'elemento rivoluzionario eterodosso di Marx, dobbiamo far esplodere la distanza sistematica della teoria, tagliare la testa alla dialettica, eliminare il compimento, rinunciare a fondare la prospettiva rivoluzionaria su un'analisi puramente oggettiva della storia e della società, ripensare la natura della società così come della soggettività, così come il ruolo della teoria, ripensare la storia. Questa posizione non era stata in qualche modo condivisa da altri membri del gruppo come Lyotard, che però poi dopo qualche anno sarebbe arrivato a conclusioni non molto dissimili, diciamo. Quindi anche c'era stata nel 63 una seconda scissione che di fatto prelude alla fine della rivista, ma in realtà queste posizioni sono in qualche modo il punto di approdo finale di Socialismo Barbarie e il punto in cui la rivista ha operato una sorta di passaggio al limite che dal marxismo critico trapassa nella crisi della visione del mondo marxista, nell'apertura di un orizzonte post-marxista in cui diciamo ciò che conta per la dinamica politica è il carattere contingente, infondato dell'immaginario sociale e l'impossibilità di chiudere la società, di dare un fondamento che non sia in qualche modo stabile e non diviso. Io mi fermerei qui, lascerei parlare Davide e poi anche qualcos'altro magari fuori nel dibattito. Sì, io parlo poco, 10 minuti al massimo. Non mi sono preparato una relazione, ma qualche osservazione sulla relazione che Antonio mi aveva inviato e che ho trovato molto, molto ben fatta, molto chiara, e penso che avrete colto questa capacità di Antonio di restituire in poco o meno di un'ora il percorso molto complicato di questa esperienza intellettuale che è stata questa rivista. Voglio innanzitutto, quindi la mia sarà un'osservazione un po' a margine e saranno spunti. In realtà avevo pensato di dare qualche spunto, pensato che ci fosse qualche studente per possibili potenziali ricerche. Comunque le do così. Vedo in generale, poi c'è la ricerca online. Sì, non si sa mai. Non la si disseminazione. La prima cosa che Antonio comunque ha già messo bene in luce è il particolare registro degli interventi, che tra l'altro non leggevo tanto tempo, perché sono cose che ho studiato più di 20 anni fa. E il particolare registro, che è un registro in cui c'è una totale commistione tra la riflessione teorica
e l'attività mentale. Questo vuol dire che questi scritti sono atti politici, sono, fanno parte di un movimento politico. Socialismo Volgari, prima ancora di essere una rivista, è un movimento politico, di cui la rivista è semplicemente espressione. E tutto questo consente anche di, in questa prima fase della riflessione, soprattutto della figura egemone poi di questa esperienza che senz'altro è castorialista, e consente a Castorialista anche di compiere affermazioni, tu ne hai citata una, ma ce ne sono parecchie, e sul fatto che per esempio devono essere eliminati, secondo lui, da un tipo di riflessione teorico-politica come la loro, tutti gli pseudo-problemi dei filosofi, per esempio. Sono affermazioni molto pesanti. Sono affermazioni pesanti e sono anche affermazioni interessanti, perché la parabola, poi ci torno poi alla fine del mio brevissimo intervento, di Castoriadis, è una parabola in cui progressivamente lo stesso Castoriadis si rende conto che in realtà i problemi discussi dal gruppo negli anni 40-50 non possono essere affrontati senza tornare ai cosiddetti pseudo problemi filosofici. Cioè quella di Castoriadis diventa una vera e propria filosofia, direi quasi un sistema filosofico, dopo l'esperienza del socialismo obrerbaria, una vera e propria ontologia. Ha gente che gli chiedeva negli ultimi anni di vita di continuare a scrivere o tornare a scrivere di questioni più attinenti alla realtà e analisi sociopolitica, Castoriadis rispondeva negli ultimi anni sempre che voleva interessarsi solo di ontologia pura. E difatti lui elabora una vera e propria ontologia, elabora nelle sue, come si dice, la situazione, a partire dalla situazione immaginaria della società, che è il testo con cui praticamente si pone fine, che poi sì, diciamo la prima parte, la prima parte contiene gli ultimi articoli, sì, di... e il punto finale per Castoriadis, che apre poi allo sviluppo successivo e in cui sono già contenuti alcuni concetti chiave poi della riflessione successiva di Castoriadis, per esempio il concetto di magma, l'ontologia del magma. Questi sono concetti che Castoriadis inventa, per usare un'espressione alla Deleuze, sono concetti filosofici, sono concetti ontologici, sono ovviamente grandi metafore. Quindi la prima cosa che voglio sottolineare è questo, e veniva già molto bene fuori dalla relazione di Antonio, cioè c'è una commistione che deve essere tenuta presente quando si leggono questi testi. Non si sta leggendo un testo come Le origini del totalitarismo di Hannah Arendt, che non è un testo di impegno politico, è un'analisi. Un'analisi che si vuole il più possibile neutra. Questo chiarisce un pochino anche il rapporto con quello che, dal mio punto di vista, non so se sei d'accordo, è l'interlocutore politico principale, cioè Trotsky, soprattutto nella prima fase. E qui, primo spunto di ricerca. Il gruppo Socialismo Barbarie è noto, diciamo, nella vulgata, nelle storie del pensiero sociopolitico, per queste cose che diceva Antonio, cioè questa critica del capitalismo burocratico, di questa nuova configurazione del conflitto che si sposta da proprietà operai a dirigenti esecutori. Ora, tutti questi temi, il socialismo barbari inizia nel 46, no? Come corrente all'interno della Quarta Internazionale, il 46. E quella pubblicazione è il 49. 49, esatto. Sì, come il 46 comunque iniziano i dibattiti. Sì, sì, sì. Alla... Ecco, è interessante qui ricordare comunque che all'interno del trotskismo, e anche fuori dal trotskismo, ci sono perlomeno due altri grandi contributi che già espongono questa tesi, e la espongono in maniera molto articolata e che diventa anche molto discussa e molto nota, tant'è che Trotsky stesso discute questi autori. Mi riferisco in particolare a Unerizzi, questo italiano che emigra in Francia nel momento in cui il regime fascista si rigidisce,
e che scrive questo libro, La burocratizzazione del mondo, in cui già molti dei temi poi analizzati da Castoriadis e Selefort sono messi bene in luce. E questo testo, se non mi ricordo male, è del 39, fine anni 30. Sì. Nel 41, e qui viene la figura forse più interessante che volevo lanciare un pochettino come provocazione, anche un, guardate, il 41 è ormai diventato già un ex trotskista, ma stiamo parlando di una figura che è stata molto vicina a Trotsky. Stiamo parlando di quello che diventerà poi uno dei grandi, delle grandi figure di riferimento del pensiero neoconservatore americano, e cioè James Bannon. Bannon, scritto Burn H.M., James Bannon. James Bannon scrive un libro nel 41 molto famoso, La rivoluzione dei manager. E la rivoluzione dei manager contiene nel 41 già gran parte o il nucleo delle tesi che poi in socialismo verranno enucleate, cioè questa critica del capitalismo burocratico. L'emergenza di questa nuova contrapposizione, di questa nuova faglia del conflitto tra dirigente, esecutorio, manager e settore. In quel libro Bannon compie un'analisi molto, un libro anche abbastanza lungo, un'analisi a largo spettro in cui va dall'Unione Sovietica al New Deal americano e analizza un passaggio che secondo lui è epocale. Trotsky è naturalmente già individua nell'Unione Sovietica e nello stalinismo questo tipo di, non chiamiamolo degenerazione, ma questo tipo di sviluppo, e lo identifica come uno sviluppo da cui non si tornerà indietro, già in quel libro. Bannon è un trotskista all'inizio della sua esperienza politica, siamo alla fine degli anni 30 negli Stati Uniti, è anche amico personale di Trotsky, i due parlano spesso. Trotsky anche scrive per rispondere sia a Rizzi sia a Bannon, e Castoriadis discute questi testi di Trotsky in cui Trotsky prende posizione dicendo più o meno le cose che dice lui, cioè Trotsky continua, ma di nuovo qui non si capisce secondo me appieno il registro o il senso di questi testi se non si tiene presente che Trotsky stesso fa politica mentre scrive. Non compie analisi che si vogliono neutrali, ma sta facendo un'azione politica. E soprattutto, perché è una cosa che stanno di mente, Trotsky elabora posizioni condizionali, cioè lì prima della guerra dice se si profilava la seconda guerra mondiale, cioè se la seconda guerra mondiale diventerà in qualche modo, darà il là a una rivoluzione mondiale, allora la mia previsione è vera. Il regime staliniano sarà rovesciato, il proletariato occidentale, il proletariato russo sapranno ridare una svolta rivoluzionaria. Se ciò non succederà dopo la seconda guerra mondiale, vuol dire che la previsione fondamentale di Marx era sbagliata e che da un certo punto di vista è una specie di falsificazionismo popperiano, no, perché vuol dire che dal conflitto tra capitalismo e movimento operaio nasce una terza cosa che non è prevista dalla teoria, che in qualche modo invalida l'idea che dalla crisi del capitalismo nasca il socialismo. Sì. Questo aiuta secondo me a mettere nel conto tutta la ricchezza di questo dibattito, aiuta anche a capire un pochettino il tipo di entrare un pochettino più nel vivo di questo momento di grande fervore anche intellettuale, che però è sempre a tempo stesso orientato politicamente. È interessante perché sono tutte figure, forse quello meno che rimane meno fedele a questo originale iniziale vocazione politica del pensiero è proprio Castoriadis, perché se prendiamo Bannon per esempio, Bannon diventerà una figura chiave della politica americana negli anni 50, 60, 70, come dicevo prima, è una delle figure chiave di quel movimento che è diventato noto all'improvviso durante la seconda guerra del Golfo, non so se il neocon, da cui è uno dei grandi patrocinatori di questa importante rivista americana National Review.
scriverà e avrà un percorso che in un certo senso, Barnum, che in un certo senso è simmetrico e opposto a quello di Lefort, nel senso che il suo secondo libro, molto importante, di Barnum, dico, è I difensori della libertà, The Machiavellians. È un libro in cui dà una certa interpretazione di Machiavelli, esattamente come Lefort esce dall'esperienza di socialismo a Barbary attraverso questo grande lavoro su Machiavelli, ma ne escono su due fronti politici comunque molto distinti, se non proprio contrapposti. Questo era un primo elemento, era un modo per dire che ci sarebbe molto lavoro da fare su tutto questo periodo. Io non conosco bene la letteratura secondaria per contestarlo, ma credo che siano tutti episodi, ci siano una serie di scansioni in questo dibattito molto importanti che andrebbero anche valorizzate. Secondo punto, autonomia. Autonomia è il concetto chiave di socialismo urbano, è un concetto chiave che emerge sempre di più nel corso dei dibattiti del gruppo, è una parola che diventa una parola chiave anche poi nel successivo pensiero di Castoriadis. E una cosa che ho già detto Antonio, ma che ripeto qui, e qui è interessante, sarebbe interessante, o ci sarebbero forse margini per una ricerca su quelle che chiamerei, per scrivere un libretto, un articolo, vi ricordate il libretto di Vattimo, Le avventure della differenza? Ecco, per scrivere Le avventure dell'autonomia. Perché autonomia, per esempio, è una parola chiave anche di quella corrente, che in un certo senso è parallela a quella di Castoriadis e Lefort, che è l'operaismo italiano. È una parola chiave per la storia di questo movimento, perché autonomia operaia è uno dei concetti chiave. È un concetto che rimane chiave, per esempio, nella provocazione poi di Tronti, che ne ribalta la valenza parlando di autonomia del politico, quando comincia a prendere le distanze dall'operaismo. Ed è una parola chiave più o meno per tutta questa fase della storia del pensiero di sinistra, marxista, per esempio è una parola chiave per Habermas. Habermas è colui che attraverso un percorso che arriva dalla scuola di Francoforte, dove la parola autonomia è sinonimo per un termine di eclissi della ragione. La grande operazione teorica di Habermas è quella di recuperare il concetto di autonomia privata e autonomia pubblica come i due cardini della storia prima e poi del pensiero politico, sociopolitico. Quindi avventura dell'autonomia secondo me potrebbe essere anche una parola chiave anche per socialismo barbario, adesso ci torno subito. Marx sicuramente non è un teorico dell'autonomia, perlomeno non nella mia lettura. Perché non è un teorico dell'autonomia Marx? E qui vengo un po' al punto che mi piacerebbe discutere un pochino anche con Antonio. E non è un teorico dell'autonomia perché autonomia è un concetto morale. Il teorico dell'autonomia è innanzitutto Kant. Dunque autonomia è un concetto etico-normativo e la grande operazione teorica di Marx è quella di spogliare la teoria storico, sociale e politica da ogni riferimento etico-normativo. Ma quello che dicevi tu prima è un po' anche il problema che è un po' ciò che non va giù a Castoriadis. Questa pretesa di scientificizzare il discorso, l'analisi, no? Che in Marx costituisce nella mia lettura il vettore che qualifica la prospettiva di Marx. Ora, quando tu per esempio alla fine della tua relazione, quella che mi hai mandato ma anche in parte oggi, e parli di una certa ingiustizia nel trattamento che Castoriadis fa subire a Marx, e dice che Marx potrebbe leggere anche altro, ecco, questa sarebbe una cosa che mi interesserebbe discutere un po' più a fondo. Ora vado un po' rapido e concludo. Il successivo percorso intellettuale di Castoriadis, l'ho un po' accennato già prima, ruotato tutto attorno a questa coppia, a questa dicotomia autonomia-eteronomia,
E in che cosa consiste questo tentativo? Che diventa sempre più filosofico, astratto, ontologico proprio. Consiste nel, per semplificare molto facendo ingiustizia, ma consiste grosso modo, perlomeno per come lo vedo io, nel tentativo di dedurre in un certo senso filosoficamente o addirittura metafisicamente l'autonomia, privata o pubblica che sia, che è un concetto morale, da un'ontologia, che potremmo chiamare un'ontologia del magma, adesso che siamo un'ontologia del magma, e Castoriadis tira in ballo categorie anche pesanti, caos, cosmo, e restituisce a mano nei suoi libri, nella sua ricerca, che si fa sempre più astratta, sempre più speculativa, un'immagine filosofica della realtà, in un certo senso, in cui la realtà è stratificata. E si passa, o si cerca di coprire l'intervallo che conduce da questo magma ontologico, caosmotico per usare l'espressione di Deleuze, fino alla emergenza spontanea e immanente della categoria dell'autonomia. Questo intervallo, che cerca di coprire con la sua riflessione successiva, lo potremmo chiamare l'intervallo della soggettivazione. E il tema della soggettivazione, difatti, è un tema già presente nei dibattiti di socialismo globale. Questo tema della soggettivazione più uno riporta di nuovo da un lato all'indietro a un problema classico, canonico della tradizione marxista, che è il problema della presa di coscienza della classe, no? O del ruolo che o del modo in cui si sviluppa la lotta di classe, il ruolo del partito e via dicendo. Pensate a classici come quelli di Lukács o anche a Lenin. Quindi per un verso rimanda a questa a questo nucleo incandescente di dibattiti che caratterizza in gran parte la storia del marxismo. Anche se la storia del marxismo poi è una storia complicata, perché io per esempio avrei molto da ridire sulla il modo ingiusto con cui il socialismo Barbarì tratta Stalin, e so che dicendo questo mi espongo a una specie di... Ma i problemi che Stalin ha di fronte e gli scritti di Stalin andrebbero analizzati, anche andrebbero discussi, in particolare quelli sul nazionalismo. Quindi da un lato rimanda a questa porzione del dibattito sulla storia del nazismo, dall'altro il tema della soggettivazione rimanda all'oggi, immediatamente all'oggi, e rende questi testi assolutamente attuali. Perché il problema della soggettivazione è il problema della teoria post-marxista, è il problema che tuttora ne discute. È il problema che la Clau ha cercato di affrontare, eccetera, eccetera, ma vale per tutti. Ma non è soltanto il problema della teoria post-marxista, è il problema della teoria politica, tout court, oggi. Cioè, come si produce soggettività politica? È un problema di cui potete sentire parlare da prospettive molteplici, ma comunque è sempre lo stesso per la fine. E questo, secondo me, rende questi testi ancora degni assolutamente di attenzione, di approfondimento teorico. Io ho riguardato adesso un pochettino per prepararmi a questo incontro oggi nella traduzione che era l'unica che avevo sul computer americana, dove tra l'altro c'è un'introduzione del curatore americano che era molto legato alla storia del sangue. No, è David Ames Curtis, che mi ha ricordato la chiarezza della tua relazione. Vabbè, io... Grazie molto intanto della relazione e del commento, sono sembrati estremamente ricchi, avrei tante cose da dire, magari sballate, però darei la parola a voi per qualche domanda e poi eventualmente Antonio Del Vecchio risponde. Io posso passare io una domanda? Certo. Vabbè, io non conosco questi testi, quindi non devo dire esterna. Volevo chiedere se, diciamo, di specificare meglio, di dire qualcosa di più sul rapporto fra questi autori o gli articoli della rivista, non so bene come porla perché appunto, e Hannah Arendt, e in particolare poi il libro che lei, insomma,
che rapporto c'è con questa, con le cose che lei va pensando in quel periodo, e in particolare, già riagganciandomi anche a questa critica dei pseudo problemi dei filosofi di Cassavetisti, in particolare ti volevo chiedere se c'è nella critica dello stalinismo l'uso di una, della categoria di astratto, quella categoria che poi Hannah Arendt svilupperà come tirannia della logicità, perché in quegli anni, quando è uscito Buio a Mezzogiorno, che anni è uscito? È uscito 48, ma che anni è uscito? Negli anni 40, cioè, L'umanesimo e terrore di Nello Ponti già discute, mi sa. Sì, l'umanesimo e terrore già discute quello. Dove si usava molto, molto in maniera, dove centrale era questa categoria di astratto che torna in Hannah Arendt, ma torna in Camus. Quindi volevo capire se nel dibattito all'interno di socialismo barbarì questa categoria ha qualche ruolo, oppure se la critica allo stalinismo è tutta legata alle cose che hai anticipato tu relative ai processi di polarizzazione. Se non ci sono domande, farei una domanda, una breve riflessione e una richiesta appunto di dovrebbe dire supplemento di studio. Lyotard è stato evocato qualche volta come un esponente importante, ma in fondo non così importante come Le Fore, come Cassavetisti. Tuttavia poi, cioè, non sono molti gli anni che separano la chiusura della rivista dalla condizione postmoderna, che è del 78. Un libro che sembra abissalmente lontano, sembra, sottolineo il sembra, abissalmente lontano da questi dibattiti e all'inizio della nostra contemporaneità. Però in fondo, in un punto molto breve della tua relazione, hai detto che poi certe conclusioni saranno fatte proprie da Lyotard, certamente in modo diverso, ma poi esattamente quello che si diceva adesso, il grande problema della condizione postmoderna è quali sono le nuove forme di soggettività politico-storica. Non è, certo, molto più appariscente è tramontato il grande racconto dell'illuminismo, è tramontato il grande racconto del marxismo, ci sono soltanto piccoli racconti, ma dietro questo ci sta chi è il nuovo soggetto che è capace di trasformazione. Io parto da questa domanda per poi cercare un po' di rispondere. Lyotard è una storia molto curiosa, non era i due membri fondatori e i due leader di Socialismo Barbarì, di fatto erano Castoriadis e Le Fore. Lyotard ci arriva un po' più avanti, verso il 54, e siccome insegnava in Algeria, si è occupato soprattutto di Algeria. Poi, nel 63, Lyotard è stato tra coloro che hanno abbandonato la rivista in opposizione all'idea che Castoriadis volesse fare la finita col marxismo, sostanzialmente. Ed è curioso per noi che veniamo dopo la condizione postmoderna, pensare a Lyotard che non voleva abbandonare il marxismo, che poi aveva fondato, cioè mantenuto quest'altro giornale che si era per sempre collegato a Socialismo Barbarì, che si chiama Pouvoir Ouvrier, e anche lì, insomma, con un nome molto poi corrispondente anche alla storia dell'operaismo italiano, ma c'è stato poi alla fine anche Lyotard è arrivato a queste conclusioni. Ovvero, per me il testo decisivo più interessante, insomma, di Lyotard ad oggi, Lyotard secondo me è un autore che gli si fa un po' torto, rilullo al teorico della condizione postmoderna, secondo me sono il dissidio e l'economia libidinale, i libri interessanti, ma forse però è vero che, insomma, quello che io mi sono concentrato su Castoriadis, su questo allontanamento dal marxismo, poi adesso l'ho dovuta fare un po' più breve per motivi di tempo. Chi ha letto la mia relazione, diciamo, la mia relazione era, è anche quella che eventualmente pubblicherò, era molto incentrata su questa
filo rouge del marxismo e del post-marxismo, è proprio l'idea del, a un certo punto, Castoriadismo, ma è il punto di arrivo della rivista, perché la rivista anticipa questa idea che il marxismo, almeno come era pensato in, in quegli anni lì, diventa insostenibile per quella che doveva essere la funzione che il marxismo avrebbe dovuto svolgere, cioè produrre una trasformazione della società. E a me, insomma, questa idea era in qualche modo mi sollecitava come fil rouge, perché anche nel, diciamo, nel mio libro su, su Foucault e Derrida, che è un libro sulla, sulla critica, sul, sul modo in cui i due autori hanno, hanno concepito la critica, il pensiero critico, il ruolo del, del pensiero critico, cioè avevo poi in mente questa, questa idea, cioè l'idea che a un certo punto nel, nel, nel pensiero, nel, 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 nella teoria critica, nel pensiero critico, quello che è stata la filosofia contemporanea a partire dagli anni 60, c'è un'esigenza di pensare una rottura, una trasformazione che però non può essere più pensata attraverso il sistema, ma piuttosto attraverso un altro tipo di ontologia, che poi i vari autori tentano in, modo, in modi diversi, che serve per in qualche modo garantire uno spazio ontologico, ma in qualche modo con un'ontologia che non può essere definita più ontologia positiva, uno spazio al magma, all'evento, alla, alla rottura, perché sono tutti in qualche modo elementi che servono nel momento in cui abbiamo perso la possibilità di usare una filosofia della storia come poteva essere quella del marxismo, in cui si erano formati gli, gli autori di Socialism Barbarie, ma anche tutti gli autori degli anni 60, una però come facciamo a garantire uno spazio in qualche modo di pensabilità per la possibilità, per l'evento, per l'avvenire, che non sia in qualche modo garantito, perché sennò in qualche modo tutti, sia, tutti questi autori scontano il fallimento del, di una, e con un problema poi fondamentale del fatto che il soggetto diventa contingente, quindi sarebbe più, tu più in qualche modo adatto di me a, a rispondere, però non si può più contare sul, sullo stesso tipo di soggettività, o comunque anche quando si dà un ruolo forte alla soggettività, come il caso ancora di Socialism Barbarie finché è esistita la rivista, e dell'operaismo italiano, che comunque poggia sull'idea che la soggettivazione sia un processo capace di muovere il sistema, e si arriva a un punto di poi dover far quadrare questo, questo elemento che in realtà diventa, diventa sempre particolarmente sfuggente. Torno comunque dopo su, su questo, su, 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 in parte su questi temi. Volevo anche rispondere a Fiorinda prima di dimenticarmi la risposta. Allora, esiste una, un legame con Arendt, non direttamente all'epoca di Socialism Barbarie, perché, come diceva Davide, anche se in qualche modo prendono di petto poi lo stesso problema, loro fanno non lo fanno nello stesso modo. Quella di Socialism Barbarie non, è, non voleva essere un'analisi scientifica, voleva essere un'analisi, voleva essere una presa di posizione politica. Quindi Arendt, secondo me, all'epoca di Socialism Barbarie non la citano mai. Le forme. Io pensavo piuttosto che la Arendt potesse aver fare qualche riferimento, capito? Al contrario, non credo, cioè non ma nessuno sapeva che esisteva all'epoca. Cioè, Socialism Barbarie ha iniziato a essere. In realtà è stata letta molto dopo che è uscita, finché usciva era una rivista veramente di nicchia, e dopo negli anni 60, dopo lo scioglimento nel 68 e dopo con il, diciamo, successo dei fondatori, che tra l'altro su Socialism Barbarie si firmava con gli pseudonimi, non Castoriadis, si firmava Pierre Chalier oppure Paul Cardin, perché avevano dei problemi a, insomma,
una cosa che è interessante, sì, questa cosa comunque. Castoriadis, per esempio, era un economista. Sì, lavorava all'Ocse. E non poteva però al tempo stesso manifestare la sua appartenenza. L'Ocse non era quello di oggi, comunque era comunque. E in ogni caso, dopo lo scioglimento del Societe Barberville, Ford ha scritto su Hannah Arendt. Ora, quindi dopo ha recuperato, però stiamo parlando di un'epoca dopo. Quindi anche l'idea degli pseudo problemi dei filosofi, della categoria di astrazione, non è usata nel modo in cui penso fai riferimento tu, nel senso che nel periodo in cui viene messa a punto la critica dello stalinismo e del capitalismo burocratico occidentale, il problema è la burocrazia. Il tema dell'astrazione, se c'è, è implicito, cioè l'astrazione del processo. Il processo di astrazione capitalista, sì, cioè, capito, sì, il capitalismo certo. Astrae il. Sì, sì, sì. Il lavoro lo trasforma in lavoro astratto, e quindi da questo punto di vista la contraddizione dipende anche da questa astrazione, nel senso che quella che è la concretezza dell'azione umana e delle capacità creative, cooperative, inventive che gli operai devono necessariamente sviluppare, perché poi c'è anche tutta una serie di riferimenti che vengono fatti agli studi di sociologia industriale, eccetera. Sui luoghi di lavoro della fabbrica, insomma, si creano delle forme di intervento, di sapere, di gestione informale da parte dei lavoratori che trasgrediscono i piani di produzione imposti dall'alto, ma al tempo stesso riparano i buchi dei piani di produzione, che sono necessariamente astratti. Quindi gli operai devono mettere in pratica delle forme di intervento quando in qualche modo si vede che il piano non funziona, autonomo. Questa forza creativa, inventiva, cooperativa non può essere riconosciuta dalla gestione, perché non è una. E invece l'astrazione come tirannia della logica, quella compare negli ultimi saggi di Castoriadis, è precisamente una delle accuse che lui fa a Marx, poi l'accusa di oggettivismo, ma anche l'accusa di in qualche modo di voler derivare, legge diciamo Marx come un autore dialettico, e legge la dialettica come un tipo di pensiero che necessariamente astrae, nella misura in cui ora io non sono d'accordo su questa interpretazione della dialettica, quindi poi vengo alla tua domanda su Marx, però vede la dialettica come qualcosa che deve necessariamente avere una sintesi, che deve necessariamente essere un tipo di sapere chiuso. Ora sappiamo che Hegel e Marx sono così, però concediamo che questa è l'interpretazione di Castoriadis. E dicevo che appunto è ingenerosa verso Marx da questo punto di vista, perché noi oggi sappiamo, però più che mai oggi con l'edizione critica delle opere complete di Marx, con tutta una serie di studi che sono stati possibili dopo che Marx in qualche modo non è stato più l'autore sovraccaricato ideologicamente dalla presenza di regimi socialisti, come diceva Finelli, adesso possiamo incontrare Marx nei giardini del pensiero. No, lo possiamo incontrare anche nella prassi e nell'attualità, però senza quell'impalcatura dogmatica che derivava dal fatto di Marx filosofo ufficiale di regimi politici. E questo ha creato poi tutta una serie di interpretazioni, diciamo, non neanche nuovissime negli ultimi 30 anni, almeno, che valorizzano di Marx proprio l'aspetto non dogmatico, non sistematico, non necessariamente un Marx che deve far quadrare tutto, magari un Marx che ci aiuta a pensare il presente proprio perché il suo sistema non è chiuso, ecco, perché Marx non abbiamo necessariamente la
la pretesa di derivare tutto perché, da un principio, perché ma se non abbiamo un pensiero normativo o una teoria normativa dell'autonomia, ma un pensiero complesso in cui l'azione e la prassi è un incrocio di circostanze oggettive e soggettive, non, in cui in qualche modo il conflitto è sempre presente dentro il sistema. Da questo punto di vista qui, il tema dell'operaismo, che effettivamente è stata una corrente molto vicina a socialismo barbari dal punto di vista storico, perché più o meno l'operaismo nasce poco dopo socialismo barbari, perché sono dei rapporti diretti tra i membri della rivista e Montaldi e poi Arquati in Italia, c'erano dei contatti diretti. C'è una prospettiva simile, cioè l'idea che a muovere, che il sistema sia intrinsecamente conflittuale, che il conflitto sia dentro il capitale sia un conflitto politico. Gli operaisti avevano visto, Tronti in particolare, questo conflitto dentro il capitale, non dentro il capitale, non solo perché il capitale è un rapporto sociale costituito da due polarità che sono in contraddizione, perché questa contraddizione è una contraddizione in movimento, ma perché proprio dentro il capitale di Marx, dentro l'opera, perché se uno apre il capitale di Marx, Castoriadis diceva Marx ha scritto un'opera, nel capitale manca il conflitto di classe, ma se uno legge il capitolo sulla giornata lavorativa del capitale, evidentemente il conflitto di classe nel capitale c'è. Ed è difficile dire quello che diceva Castoriadis, ma comunque uno dei problemi, secondo me, della posizione di Castoriadis, la posizione ultima di Castoriadis, che paradossalmente, pur partendo da un marxismo eterodosso, cioè da un tentativo di recuperare Marx al di là di quelle che erano le impostazioni dogmatiche del marxismo, nel momento in cui deve elaborare una critica di Marx, mi sembra che lui legga Marx aderendo a quelle che erano le letture più dogmatiche del suo tempo, cioè Marx pensatore oggettivista, Marx pensatore che non dà nessun ruolo al soggetto nel sistema. Che l'obiettivo polemico dietro, più o meno l'obiettivo, sia tu sei. Secondo me anche può essere, però di fatto non è che non c'è, però è quando lui dice Marx era così, se tu sai criticare, se tu vuoi criticare i lettori dogmatici di Marx, dici il mio Marx è un altro, io ti mostro che Marx dice delle altre cose. Nel momento in cui lui vuole disfarsi di Marx, poi interpreta Marx esattamente come, cioè aderendo a quel tipo di lettura che lui all'inizio aveva, che lui alla rivista all'inizio avevano contrastato. Da questo punto di vista quindi l'operaismo italiano ha dato un contributo alla lettura di Marx non necessariamente fedele all'originale, ecco, non necessariamente filologico, però capace di introdurre nuove idee, di leggere nuove idee, ecco, non solo il manifesto, ma leggere il Capitale, leggere Grundrisse, nel socialismo del Brino, non ricordo se sono mai citati, ma forse non erano neanche così conosciuti all'epoca. E c'è una innovazione nell'operaismo a questo punto di vista che va oltre socialismo barbarì, cioè il fatto che in qualche modo viene postulato il socialismo come meta, viene guardato il conflitto a livello dei luoghi di produzione, e c'è contro la rivoluzione copernicana. Il socialismo barbari ancora pensava a un capitale che si costituisce prima della classe operaria, e per l'operaismo italiano è l'opposto, anche se deve molto al socialismo barbari, perché deve molto all'idea di inchiesta, all'idea di autonomia, autonomia che poi significa due cose diverse in questi due contesti, cioè perché appunto nel caso di socialismo barbari ha effettivamente un valore ancora più etico, nel senso che poi
mancando quelli che sono stati alcuni elementi che erano presenti nell'operismo italiano, del punto di vista del castigliolista ancora ha bisogno di immaginare, cioè di dire noi dobbiamo pensare l'idea del socialismo, e allora scrive questo saggio famosissimo, poi è stato uno dei più famosi di Socialism Barbary, che si chiama appunto su una serie di saggi in realtà sul contenuto del socialismo, che in cui sembra di leggere Fourier, nel senso che è una, lui dice che non voleva essere un'utopia, perché erano cose in qualche modo che nascevano da quelle che erano state le rivendicazioni dei lavoratori ungheresi, eccetera. Però se uno legge oggi i saggi sul contenuto del socialismo di Castoriadis, non può non so, cioè sembra un'utopia perfettamente congegnata, in cui c'è le fabbriche gestite, non mi ricordo come si chiama, comunque la fabbrica piano che si deve occupare di un'impresa piano che si deve occupare della pianificazione delle altre, il Parlamento sostituito dai gruppi di consiglio, è un'idea che da quel punto di vista lì deve per forza introdurre quello. E viceversa, per esempio in Foucault già non c'è questa necessità di postulare un'utopia, perché l'idea dell'autonomia non è qualcosa che deve avere una consistenza necessariamente etica, è piuttosto qualcosa che viene fuori dal fatto che l'insieme dei rapporti di forza sono rapporti conflittuali e quindi lasciano sempre degli spazi, delle vie di fuga, non necessariamente delle cose che abbiano un valore normativo. E non so se ho però bella l'idea di scrivere le avventure dell'autonomia, e anche l'idea di Habermas, secondo adesso mi è venuta in mente questa cosa, effettivamente c'è questa idea in Habermas, secondo me forse potrebbe esserci qualche cosa, perché Habermas magari via il 68 tedesco poteva aver conosciuto, a parte che Habermas cita Castoriadis nel discorso filosofico della modernità, però poi Habermas ha detto tutto, sì, per cui non è improbabile. E nel senso che effettivamente cerca di salvare questa idea dell'autonomia, questo potenzialmente è un altro punto di contatto con Arendt, con la differenza che per esempio in Socialism and Barbary non c'è questa valutazione del lavoro che c'è in Arendt. Ecco, il socialismo serve a dare a ridare dignità al lavoro, cioè a trasformare il lavoro umano e il lavoro astratto, diretto nella macchina capitalista, in un lavoro pienamente umano. Qui c'è ancora un legame con l'idea marxiana dell'operaismo, questa idea non c'è, cioè intronti, cioè l'idea del no, il lavoro non lo dobbiamo rifiutare, non c'è nessuna dignità universale nel lavoro. Spero di aver risposto più o meno a tutto. Sì, sul dibattito trotskista degli anni 30-40 effettivamente è un tema molto interessante, c'è cioè da chiedersi perché Barnum, ma anche in un certo senso Rizzi, poi erano diventati dei conservatori. E Rizzi penso che si sia poi eclissato. Sì, però mi sa che a un certo punto cioè proponeva, perché non lo conosco benissimo, però una sorta di convergenza con il fascismo, ecco perché. Sì, ma sulla provenienza trotskista di molti neocon in America, sì, quando perché, però si parlava dei conservatori, forse certo. Ricorderete, si parlava molto, no? Barnum non è l'unico che ma perché poi lì chissà cosa avrebbe detto Trotsky se fosse rimasto in vita. E, no, di quello che era successo dopo la guerra, e lo zio di Desica non volesse su Lyotard, che potrebbe essere un altro spunto di ricerca. Il libro un libro secondo me molto bello di Lyotard è Il discorso figura, che è un libro della fine degli anni 60, quindi proprio a ridosso della, ed è un libro che deve molto a Castoriadis. La teoria della rappresentazione che Lyotard elabora in quel libro ha molto a che fare con anche il tipo di lettura della psicanalisi che Castoriadis propone, che soltanto in apparenza ha a che fare con Lacan, prende soltanto alcune parole, ma in realtà ha una concezione molto più sostanzialista dell'inconscio. Lacan ha una concezione del tutto formale dell'inconscio.
come una struttura linguistica, poi alla fine. E Castoriadis ha anche dei, quando parla dell'inconscio, questa idea di questo magma funzionale, questa concezione di questa dimensione quasi energetica della realtà, no? E il discorso figura è un libro che le cui categorie sono tra l'altro fondamentali perché portano poi al dissidio. C'è questa idea di elaborare una teoria della frattura, un momento in cui il discorso si frattura, e la discrasia tra discorso e figura, no? E anche questa insistenza sull'elemento figurativo, immaginario, che in Castoriadis è così fondamentale. E questo è veramente un libro di Lyotard in cui l'influenza di Castoriadis, che era comunque, era stato per anni una figura egemone, poi se noi rispettivamente lo consideriamo minore, ma in realtà Castoriadis all'epoca era una figura che guardavano con grande... Vabbè, io volevo soltanto complimentarmi con Antonio, perché se no non ho fatto sentire la mia voce per il suo magnifico lavoro che ha fatto su questa rivista, di cui ovviamente apprezzato l'importanza, se no non l'avrei segnalato, ma adesso l'ho compresa molto meglio in tutta una serie. C'è tutta una serie di cose da porre, ma abbiamo sforato, mi piacerebbe sentire per esempio, dico solo questo, siccome tu già hai fatto qualche anticipazione, come ti spieghi che questa rivista chiude le sue pubblicazioni praticamente nel momento in cui si preparano degli avvenimenti che poi l'hanno vista retrospettivamente recuperata come antesignana, come anticipatrice, eccetera. Insomma, questi invece depongono le armi. Questa è una domanda veramente ottima. Io mi ha sempre fatto pensare. Perché lì poi c'è una parte di, diciamo, di contingenze proprio biografiche. La rivista aveva vissuto con un gruppo relativamente omogeneo, c'erano state due scissioni pesanti, nel senso la prima quando è andato via Lefort portando via un po' di membri e che era uno dei fondatori, poi la seconda in cui erano andati via Lyotard, Vega e tutto il gruppo più legato a Ouvrier. Era rimasto sostanzialmente solo Castoriadis con alcuni giovani. Castoriadis stava già in qualche modo lui personalmente pensando di fare un passaggio verso la teoria e verso la psicanalisi anche, cioè aveva nel frattempo era diventato psicanalista e aveva iniziato a... e quindi non aveva più tempo, non aveva più voglia di gestire un'organizzazione politica, quindi questo è un motivo contingente e biografico. Poi c'è un motivo in qualche modo più teorico, più filosofico, che è interessante. Cioè, molti degli autori che sono stati assunti come in qualche modo bibbie della contestazione sessantottina, penso anche a Horkheimer e Adorno, non avevano capito quello che stava per succedere. Adorno c'è praticamente morto di 68, nel senso che è stato contestato in un modo così ignominioso che dopo qualche mese gli è venuto un coccolone è morto. Marcuse, che aveva capito qualcosa di più e aveva pregato Adorno di non far sgomberare l'istituto, di non esporsi alle azioni degli studenti, eccetera. E, però comunque, diciamo, quando era scritto La società una dimensione, pochi anni prima del 68, non vedeva nei movimenti degli studenti così un vero soggetto politico. Per soggetto politico restava la classe operaia tradizionale e al limite le lotte all'atere degli studenti, eccetera, e avevano la funzione di risvegliare questo soggetto rivoluzionario dormiente, integrato nella società e quindi incapace di... però l'unico soggetto per fare la rivoluzione erano gli operai. E nel caso di Socialismo Barbarie, cioè, perché questa è una parte che avevo pensato di dire anche oggi, ma poi ho dovuto tagliare, fare una sintesi della sintesi. C'è l'idea che, da un lato, anche lì,
il soggetto, esisteva delle nuove lotte tra i giovani, tra gli studenti, tra le donne, e un'estensione dei rapporti di direzione, di sfruttamento, delle logiche della società burocratica, delle logiche dell'eterodirezione a tutta la società. Quindi una serie di lotte e di campi di conflitto che si estendevano ovunque. Da questo punto di vista, il socialismo borghese aveva capito bene quello che stava per succedere nel 68. Però poi c'è questa percezione del montare di un'ondata di spoliticizzazione, cioè di una incapacità di appunto di risvegliare quelli che poi potevano essere i veri soggetti del conflitto sociale, che erano gli operai. Ora, questo è un problema che poi in realtà, anche dopo il 68, no? Anche se pensiamo per esempio all'operaismo e al post-operaismo, cosiddetto post-operaismo italiano, se uno vede, Tronti dice che col 68 è finita la grande politica, è finito il Novecento addirittura, perché il 68 ha segnato il momento in cui le lotte sono uscite dalla fabbrica, che era il vero luogo di conflitto, e che era il vero luogo in cui si determinava un antagonismo, e sono entrate nella società, ma la società è un mare magnum dove poi alla fine l'emersione di un soggetto autenticamente rivoluzionario non è più semplice, non è più scontata, non è più... E quindi il capitale annega praticamente questo. Annega e diventa poi difficile questo. Andare al di là di creare, fare quello che è il grande rifiuto, no? il salto. Poi hai, dall'altra parte, hai chi come Neri, come tutti quelli che invece sono riusciti a connettere le nuove figure sociali che stavano emergendo con la produzione. Con le trasformazioni della produzione contemporanea, quindi vedere per esempio negli studenti e nelle donne, nelle diverse figure eterogenee che caratterizzano la società, degli elementi su cui poi il capitale fa presa. Noi oggi stiamo in questa situazione qui, non abbiamo una classe operaia che in qualche modo funge da soggetto decisivo, è uno tra i tanti, non abbiamo un capitale che si valorizza semplicemente in quel tipo di produzione lì, ma mette a valore l'eterogeneità questo rende dannatamente più difficile organizzare le lotte dei subalterni, appunto va compreso con una fase diversa della produzione, della valorizzazione capitalistica, è tutto un campo di studi che lo fa, insomma, sono, esistono contenuti interessantissimi. Socialismo Barbaria aveva visto questa estensione del conflitto fuori dai luoghi di produzione, dai luoghi di lavoro, ma al tempo stesso non era stata capace di connetterli con le trasformazioni della produzione, cioè non era stata capace di rifarne. Poi cosa è successo alla fine? Che oggi quando leggiamo del capitalismo burocratico e delle cose di cui parla Socialismo Barbarista, ma leggere le robe di cent'anni fa. Cioè noi oggi viviamo, possiamo dire tutto della nostra società, ma due cose no, che sia una società burocratica, come la intendono loro, cioè una società in cui c'è sempre il burocrate che ti dirige, che sia una società totalitaria. Non viviamo né nell'una né nell'altra. Viviamo in una società in cui però non siamo autonomi, questo sì, nel senso che forme di direzione riemergono facendo leva proprio sull'autonomia, cioè l'autonomia diventa una parola che in qualche modo viene messa a valore dal capitalismo neoliberale per governare i comportamenti come imprenditori di se stesso, apparentemente sarebbe il trionfo dell'autonomia. Dubito che sia l'autonomia a cui pensava Castoriadis, perché Castoriadis intende per autonomia l'opposto del reason alternative, cioè l'idea che per essere autonomi l'immaginario sociale deve essere costantemente aperto, e adesso tutto, cioè non viviamo una società totalitaria, non viviamo una società burocratica, l'analogia tra capitalismo e totalitarismo non funziona, però al tempo stesso non funziona però al tempo stesso viviamo una società in cui tutti costantemente ci dicono siete liberi, ma non c'è alternativa a questo tipo di libertà. Ecco, per quello forse
l'urgenza ontologica di dire di fronte a un discorso che sempre più nel corso degli anni ha cercato di insistere sul fatto che non ci sono alternative, l'urgenza ontologica di trovare di forme sempre più astratte, però per dire, anche senza garantirla nei termini della filosofia della storia, l'autonomia e la libertà sono possibili non semplicemente come ideali, ma come elementi dell'esperienza umana nel mondo. Grazie mille, perché è stato interessantissimo la discussione, avremmo voluto continuare, insomma quello che abbiamo capito è che qua il potere costituente non ce l'abbiamo, è poco attuato. Grazie a tutti.